lei ha parlato di apertura dei negozi H24, ha detto anche in passato che sarebbe bello poter mangiare una pizza alle 2:30 in centro storico. Ho detto pasta asciutta. Pasta asciutta, ha ragione. Se no poi mi dicono che sul menù, no, poi no, mi ha detto, vero, mi ha parlato di pizza non è genovese, ha ragione. Ecco, ma è proprio sicuro che i commercianti vogliano e possano aprire a mezzogiorno? Io sono sicuro che i turisti lo vogliono. Questo lo so, perché sono turista anch'io e in tutti i posti dove vado voglio trovare i negozi aperti. Io sono convinto che se c'è business i commercianti lo vogliono fare, quindi dobbiamo creare un sistema positivo in cui ovviamente ci vuole la legalità, ovviamente non ci vuole la criminalità, ovviamente il posto deve essere pulito, ovviamente ci devono essere le luci, ovviamente ci deve essere un sistema come c'è in tutti i posti turistici e a quel punto lì tutti quelli che vorranno tenere aperto potranno tenere aperto. Quello che secondo me non va bene è che l'ordine venga dall'alto, dall'amministrazione. L'ordine invece deve venire dal basso, deve venire dalle proposte degli operatori che sono sulle strade. In questo modo noi avremo un sistema vincente. Lei ha parlato anche di grande distribuzione, ha detto che non va bene un marchio solo, che ci vuole concorrenza. Ora qua a Genova attualmente il 25% della rete è in mano a Gattilia, il 18% a Carrefour, il 16% a Coop. Ecco, lei ritiene che ci sia ancora spazio per centri commerciali o supermercati, ipermercati a Genova? A me risultano numeri completamente differenti. Penso che il cittadino che va in giro veda soltanto un marchio e veda molto poco gli altri. Forse la statistica la sa meglio lei di me, non lo so, a me risulta molto diverso.